Allora, capitano, siamo a Ruffini, stasera è vuoto, domani sera si spera un po' più pieno per la prima del CUS contro la Robur Varese. Ma sì, speriamo, diciamo che la prima ci sarà tutto il settore giovanile fanno la loro presentazione. Speriamo che venga più gente possibile perché come ogni anno abbiamo bisogno del pubblico, dell'aiuto di tutti quanti per fare quello che già comunque gli altri anni abbiamo fatto, provare a fare qualcosa in più anche quest'anno. Facciamo un po' di politica societaria, gli abbonamenti sono veramente a prezzi stracciati, quindi un invito a venire perché? Sì, perché dire che quest'anno con 45 euro si può vedere Serie B, Serie C al colpo di là, quindi voglio dire, meglio di così, un regalo, dai. Allora, veniamo alla partita, dai. Robur, sempre un avversario di talento, un gruppo che si conosce a memoria, che gioca insieme da anni, che ha reinserito Realini e Sant'Ambrogio. Non la squadra che abbiamo incontrato l'anno scorso, e questa è la prima disillusione di cui dobbiamo vivere Sì, assolutamente. assolutamente. Loro hanno poi. È rientrato adesso Realini che è arrivato dall'infortunio dell'anno scorso, che è un giocatore sicuramente di talento e di esperienza. In più hanno una base forte sotto perché hanno 4-5 giocatori che sono lì da molti anni, si sanno trovare a memoria anche nei momenti di difficoltà della partita, sia in difesa che in attacco. Quindi sicuramente da quel punto di vista loro rispetto a noi che siamo una macchina un po' più da collaudare, ecco, hanno già più una base, però noi voglio dire siamo 10 giocatori che possono stare in campo tranquillamente e pian piano stiamo facendo bene, ci stiamo collaudando pian piano. Ecco, noi che squadra siamo? Noi siamo una bella squadra, no, nel senso che, vi ripeto, siamo una squadra con 10 giocatori che possono giocare tutti tranquillamente, possono tenere tutti tranquillamente il campo. Ovvio è che stiamo cercando in questi giorni di trovare un po' quella che è l'amalgama, anche perché, ripeto, siamo rimasti 4 l'anno scorso, 6 giocatori, 5-6 giocatori nuovi, bisogna imparare a giocare insieme, iniziare a parlare lo stesso linguaggio dentro il campo, che è una cosa che non si fa nel giro di un mesetto. Abbiamo iniziato a farlo, abbiamo un mese dietro di preparazione, vediamo domani sera. Sempre difficile, talvolta anche un po' antipatico all'inizio del campionato, parlare di obiettivi, target e quanto viene di altro. L'obiettivo è salvarsi, dopodiché poi quello che viene è tanto di guadagnato, ha detto il coach ieri. Concordi? Sì, noi ovviamente partiamo per toglierci da quella zona che è la zona calda e poi tutto quello che viene dopo ovviamente sarà tutto di positivo. Ovviamente uno sguardo alle prime otto ci sarà per stare dentro quelle prime otto che poi ci possono portare ai playoff, però prima c'è da guardare da stare lontani dalle parti basse. Giocando un po' a fantabasket, ci manca qualcosa per stare nelle prime otto, secondo te, o abbiamo i requisiti per esserci? No, secondo me alla fine i tasselli giusti li abbiamo riempiti tutti. Sotto canestro, Percy e Curry sono due che possono darci peso, altezza, centimetri e tecnica. Quindi voglio dire, sotto siamo a posto, il reparto esterni voglio dire più che competitivo. C'è solo da ecco, mettersi in campo. Sedere basso, difendere e poi ripartire. E Maurizio Tassone, da se stesso, cosa chiede, cosa si aspetta? Ma Ormai non sei più un under ormai da tempo, però a 22 anni ormai sei un senior, quasi da 10 anni. sì, no, ecco, diciamo che ogni volta, ogni anno che inizia sono obiettivi nuovi, io riparto da zero ogni anno, anche se ti ripeto, sono qua dalle giovanili, però voglio dire, ogni anno è storia a sé, quindi io cercherò di fare il meglio possibile per la squadra. E per la maglia, per la società, ovviamente cercando di fare meglio ancora dell'anno scorso, che comunque, come sappiamo tutti, ha fatto una grande annata. Torniamo a bomba, in ultimo un appello, venite domani a vederci. Assolutamente, abbiamo bisogno, come ho detto prima, abbiamo bisogno di tutti quanti, abbiamo bisogno della gente che ci sostiene. Speriamo di poter offrire un bello spettacolo domani e tutte le prossime partite. Bocca al lupo. Crepi, ciao a tutti.